Molti di più, dite. Armi migliori, meglio addestrati. Ma io non li temo. E neanche voi dovreste. Anche se sono meglio equipaggiati, non hanno motivazione e ardore. Ma noi sì. Abbiamo disciplina, ordine e soprattutto abbiamo passione. Abbiamo fede. Quindi state alerta, risparmiate le munizioni, mirate con molta cura e soprattutto uomini! Non sparate finché non vedete il bianco dei loro occhi! Venisse un colpo. Ah, ce l'avete fatta. È stato un bel discorso. Bugie tutte quante. Però quelle parole ci hanno portato fin. E quanto a Pitcairn? Ha lasciato Boston, come avevo previsto. Si è accampato a Molton Hill. Non c'è modo di arrivare a lui. Con quella marmaglia che sciama lei. Penso che potreste aggirare o aspettare che ne facciamo fuori un po'. Non c'è tempo. Devo rischiare un approccio diretto. Oggi è la seconda volta che tentate l'impossibile. Non vedo altra scelta. Voi siete matto come la lepre marzolina. Aspetto delle scuse al mio ritorno.
perché mi fate questo? Per proteggere Adams e Hancock e la loro causa. Voi volevate ucciderli. Ucciderli? Siete pazzo? Volevo soltanto parlarci. C'era tanto da discutere, da spiegare. Ma ora è tutto finito. Se dite il vero, riferirò a loro le vostre parole. Devono deporre le loro armi. Devono fermare la guerra. Perché loro e non le giubbe rosse? Pensate che non avessi chiesto lo stesso agli inglesi? Ma ci voleva più tempo. Avrei avuto successo se mi aveste lasciato agire. Come burattinaio. Non è meglio se siamo noi a tirare i fili? No, i fili vanno tagliati per diventare tutti liberi. E vivere felici e contenti nei nostri castelli in aria. Impugni la spada da uomo, ma parli come un bambino. E ora altri moriranno a causa tua. Saha yu yanere ne o te nam da set takwe. Tini o ne yaho te na tam da set takwe. Mie spalle. Perché non ve ne andate ad aiutare gli uomini a ritirarsi? Non dovete farlo mai più, è chiaro? Per la miseria! Generale Putnam. Siete vivo. Lo stesso non si può dire di Pitcairn. Ben fatto, direi. Ma ora conta poco. Sto ordinando la ritirata. Abbiamo perso troppi uomini in cambio di nulla. Se gli inglesi vogliono questa collina, che se la prenda. È Boston il vero obiettivo. Abbiamo un problema peggiore. Che volete dire? Non può essere. Dice che vogliono uccidere Washington. È tenace. Quando è a corto di soldi, usa la violenza. Ma io ho ucciso Johnson e Pitcairn, sventando i loro piani. George Washington ora raduna i coloni e la loro marcia per la libertà ha inizio. Non intendono trasformare questa terra in un freddo regno dell'ordine, un posto senza anima. E lui è un ostacolo. Devo salvarlo, perché la sua causa trionfi e il mio popolo si salvi. Ma più agisco, più rischio di essere scoperto. I Templari credono che i loro siano morti nelle rivolte. Ai loro occhi, gli assassini sono vinti e dispersi, non più una minaccia. Ma temo che presto scopriranno la verità e sapranno di me. Devo agire con prudenza. Come va la caccia, Connor? Ci sono progressi, ma temo che non basti. Tu agisci dove più è necessario. Se avessi inseguito Charles Lee o tuo padre, che ne sarebbe stato di Port Revere o dei soldati all'Exito? Soldati? Non c'erano soldati in quei posti, ma uomini e donne costretti a difendersi. E non lotti per questo? Per salvare il tuo popolo? La tua causa è la causa dei coloni. Aiutando gli uni, aiuterai gli altri. Parole incoraggianti da chi pensa che il mio agire sia folle. Non ti illudere, lo penso ancora. Ma non posso fare a meno di provare un certo orgoglio per i tuoi successi. E pensi che dovrei ringraziarti? Non farlo. Ma allora ridammi gli abiti, e le lame e i dardi e tutti gli anni di addestramento
e il sapere che ti ho trasmesso. Ridammi tutto quanto e forse le tue parole avrebbero un senso. O potresti ammettere che ti sbagliavi? Oh, andiamo, hai ucciso due uomini di cui uno era un mercante, non un soldato. Dovrai fare di meglio se vuoi impressionarmi. La metti così, vecchio? Allora che ne dici se andiamo fuori? Sarò lieto di mostrarti come riesco a batterti. Connor, questo è Benjamin Tolbridge. Suo padre era dei nostri, sa già tutto. Credo che ci sia qualcosa che vuole dirci. Achille dice che hai scoperto un piano per uccidere il comandante in capo. Già, ma ho solo false piste e vicoli ciechi per ora. Non più, amico. Thomas Hickey è il tuo uomo e io ti aiuterò a prenderlo. Come? Ti spiegherò lungo la strada. Io e te andiamo a New York.